Questo ritorno mi sembra importante per la città, indipendentemente da chi ne sia da chi sia il pittore a cui viene attribuita l'opera. La nuova attribuzione della tela rientrata fresca di restauro nella chiesa di San Rocco a San Severino non scuote più di tanto Vittorio Sgarbi. Poco importa che la Beata Vergine Maria col Bambino e Santi Rocco e Severino non sia di Pomarancio, come si è creduto per 150 anni a questa parte, ma di Baccio Ciarpi, pittore del Seicento di gran lunga meno noto. Quel che conta per il noto critico d'arte ed ex primo cittadino di San Severino è che il dipinto, dopo un esilio di 2 secoli a causa delle requisizioni napoleoniche, da Osnago, in provincia di Lecco, sia tornato nelle Marche. A svelare la firma inconfondibile del Ciarpi, il recente restauro che ha riportato al suo antico splendore le dorature, i contorni sfumati e le ombre impastate, tratti questi che sono valsi all'opera una nuova attribuzione da parte di Gianni Papi e che le consegnano una rinnovata importanza. Questo sicuramente è un dipinto significativo perché è la seconda presenza di Baccio Ciarpi documentata nelle Marche, dopo quella della chiesa di Sant'Eustachio a Belforte del Chienti. La produzione di Pomarancio è molto più intensiva di quella di Baccio Ciarpi e quindi l'opera è più rara, per cui da questo punto di vista è semmai un avanzamento, cioè è una promozione, è più importante che sia di Baccio Ciarpi che di Pomarancio. Insomma, al di là di chi sia la mano dietro la tela, l'opera con il suo rientro a casa trova il suo riscatto e prova a fare pace con il passato. Un importante risarcimento, anche un risarcimento rispetto alla storia, delle, diciamo, delle imprese napoleoniche che hanno rappresentato nelle Marche, per esempio, il trasferimento a Brera della pala di Piero della Francesca di Urbino, il trasferimento della Madonna della Candeletta di Crivelli, cioè capolavori che sono esposti a Brera e va bene che siano lì, ma sono parte di questo progetto da megalomane di Napoleone. Quindi è bello che l'opera ritorni nella sua città di origine.